Ancora tanti piccoli commercianti dell'Aquila in attesa di fondi del bando Fare Centro. L'iniziativa voluta e promossa dall'ex assessore regionale alle attività produttive Giovanni Lolli per finanziare e favorire i progetti di trasferimento o di avvio di nuove attività produttive. Un bando che ha l'obiettivo di ripopolare i centri storici dell'Aquila e dei comuni colpiti dal terremoto del 2009. Decine di titolari di imprese, attività commerciali e partite IVA aspettano però da mesi il saldo dei fondi, tempi lunghi che vanno dai 4 ai 6 mesi per l'erogazione dei finanziamenti, una lentezza che mette in difficoltà le piccole imprese che hanno investito somme importanti, confidando appunto nei finanziamenti regionali provenienti dal famoso plafond del 4% dei fondi della ricostruzione destinati allo sviluppo economico del cratere sismico. Alla fine di giugno risultano effettuati pagamenti per saldi da 4 milioni circa di euro, insieme ad anticipazioni a conti per altri 2 milioni. Dunque, sul totale della linea di finanziamento di circa 20 milioni di euro, al momento sono stati spesi soltanto 6 milioni. Una situazione che ostacola anche l'attivazione del secondo bando. Le lungaggini sono dovute probabilmente anche alla presentazione delle domande di saldo, molte volte, molto spesso non proprio definite e quindi oggetto anche di integrazioni. Sicuramente le colpe sono da entrambe le parti, quindi sia da parte dell'impresa e dei professionisti, sia da parte anche della struttura regionale. Abbiamo condiviso con l'assessore Guido Liris la necessità di potenziare quelle che sono le persone addette alla rendicontazione in modo da velocizzare la spesa e avviarci verso la programmazione di un prossimo bando. La precedente giunta, con all'epoca vicepresidente Lolli, aveva programmato di pensare più finestre di intervento al punto al fine di favorire con Fare Centro quello che era l'intenzione di rientrare in centro. Tenuto conto che la ricostruzione man mano sta ampliando l'offerta di immobili disponibili, appunto quello che era l'idea di avere più finestre era appunto finalizzata a far entrare anche altre imprese in alcune zone che attualmente, o meglio nel 2016, non erano disponibili. Non solo, per il responsabile del procedimento, Vincenzo Rivera, dirigente della Regione Abruzzo, a rallentare l'iter per l'erogazione dei fondi c'è anche l'occhio delle fiamme gialle. Ci sono state alcune visite della Guardia di Finanza per delle fideiussioni false e la Regione ha dovuto attivare un numero maggiore di controlli anche sui DURC delle imprese.